È stata molto partecipata, come era prevedibile, la cerimonia svoltasi nel tardo pomeriggio di oggi ad Alcamo su iniziativa del Comune in Piazza Ciullo e nell'atrio del Collegio dei Gesuiti per omaggiare l'ex pilota di Formula 1 Jean Alesi, nato in Francia ma figlio di siciliani, il padre è di Alcamo, conferendogli la cittadinanza onoraria. Alesi è stato accolto con uno schieramento di autovetture rosse di Maranello parcheggiate in piazza. In prima linea per l'organizzazione Rosario Pollari, proprietario di una Ferrari. Visibilmente emozionato, non ha risparmiato qualche battuta Jean Alesi nell'occasione. A chi gli ha domandato come avesse fatto a diventare un campione sull'asfalto bagnato, ha risposto ridendo: le strade di Alcamo sono molto scivolose. La città di Alcamo conferisce la cittadinanza onoraria a Jean Alesi, riporta la targa consegnatagli dal sindaco Domenico Surdi, per ricordare il talento, il coraggio, la passione, l'umiltà e la lealtà nello sport e nella vita. Una foto. Ciao. Ciao Gian. Ciao. 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 Gian Alesi, ospite ad Alcamo per ricevere la cittadinanza onoraria da parte dell'amministrazione del sindaco Domenico Surdi. Intanto benvenuto, ma Gian Alesi effettivamente non è la prima volta che viene qui ad Alcamo ed è molto legato al territorio e alla città di Alcamo. E che cosa ama di più di questa terra e di questa città? E quindi parliamo non soltanto delle radici, ma anche del legame attuale con questo territorio. Il legame attuale è tornare nella casa dei miei nonni, di mio papà, e poter godermi di questi posti incredibili che ci sono qua, dal mare alla montagna. Dunque questo è il mio diciamo, e perché torno qua. Sì, e già Jean Alesi si sentiva comunque cittadino di Alcamo da prima ad oggi. Ma per me è casa mia, dunque mi fa molto onore quelle che è l'iniziativa del sindaco di darmi questo onorificenza. Sì. E veramente grazie. Grazie a te. Grazie a te. E approfittiamo anche per un saluto al sindaco Domenico Surdi, e quindi adesso assistiamo a questa cerimonia. Sì, sì, a brevissimo c'è questa cerimonia che formalizza questo rapporto che Alcamo ha con Jean Alesi da tempo, quindi sono io che ringrazio lui e tutta la sua famiglia, perché per noi è un momento di grande onore e di grande festa. Grazie. Come va che comunque tutta la mia vita mi hanno chiamato qua Giovanni, comunque per i francesi era più semplice di chiamarmi Jean. Ma quando sono qua sono Giovanni. E lei viene spesso ad Alcamo, insomma, questa cittadinanza arriva adesso, ma il suo rapporto con la Sicilia c'è sempre stato? Assolutamente, io mi sono sempre sentito qua a casa mia, e per quello sono rimasto molto impressionato e alle stelle quando il signor sindaco mi ha proposto questa incredibile cittadinanza di Alcamese. Sono onorato per mia famiglia e campo. È molto emozionato. Un'ultima domanda: la Sicilia è terra di talenti, che dice di questo ragazzo Gabriele Minì, questo giovane campione? Infatti so chi lo segue, è in buona mano, lo vedo anche gareggiare, l'ho visto a Monte Carlo fare la sua gara di Formula Renault. C'è di lasciarlo, la strada è lunghissima, è un po' fare le ossa perché è giovane, ma di sicuro è un talento che potrebbe arrivare a breve in Formula 1. Grazie. Gian Alesi, una famiglia con i motori nel sangue, il suo padre Franco. Signora, benvenuto. Suo padre Franco, quando andò in Francia, ha corso nei rally, suo figlio in Formula 2 e nella GT giapponese. Quindi diciamo la benzina scorre veloce, con molti ottani alla vena del Galese. Sì, sì, siamo nati nei motori, la nostra passione e dopo anche un modo di esprimersi meglio quando siamo dietro un volante. Dunque sono felice oggi di poter celebrare qua con degli alcamesi che vedo, dicevo prima il signor sindaco, che dappertutto nel mondo c'è una persona che viene da me che mi dice: sai che sono di Alcamo, mie zie sono di Alcamo, insomma siete tantissimi.
lei aveva firmato con la Williams, a quei tempi la Williams era come la Mercedes o la Red Bull di oggi, c'è qualche rimpianto e che cosa sarebbe successo con un talento come il suo al volante di una Williams dove anche Damon Hill vinse un mondiale? È una macchina molto competitiva, ma non rimpiango niente, anzi credo che i 5 anni che ho fatto in Ferrari mi hanno dato tutta questa popolarità e tutto questo, diciamo, amore dei tifosi della Formula 1, e era difficile portare una Ferrari che all'epoca aveva dei problemi di affidabilità, ma si dava sempre il massimo ed è quello che mi è rimasto nel cuore dei tifosi. In quell'anno all'Ambrosio fu licenziato da Enzo Ferrari perché definiva Ferrari un trattore, quindi era difficile da guidare a certi livelli e poter primeggiare. Sì, ma sono delle vecchie storie e noi siamo qua per festeggiare. Signor Sindaco, forse no, casi per macchina, ogni macchina magari un di fa fare quello che il mio collega non l'ha fatta, quelli che non può andare in strada, questo è una domanda. Io pure ma vorrei fare a me. Scusatemi. Noi ci siamo visti al Gran Premio a Monte Carlo. Dovresti andare con la veramente mi piacerebbe di conoscere. Vediamo dei posti belli. Sì. Sì, solo un'altra domanda, ho avuto modo di incontrare amici e diretti familiari durante questo incontro? Assolutamente, c'è mio zio, c'è mio cugini, insomma ci sono i parenti in giro. Grazie. Bene, abbiamo anche il piacere di incontrare il papà di Gian Alesi. Ecco, mio fratello, ecco qui. Salve Franco Alesi. Lei ormai si è stabilito qui ad Alcamo? No, in Francia. Vengo una volta all'anno. Lei è fratello, quindi nonché zio di Gian Alesi. Sì, io abito qua. Un attimo. 18 anni. Come si chiama lei? Alessio Antonio. Antonio. E c'è anche il figlio più giovane di Gian Alesi, che salutiamo. John, mio nipotino. John. Ringrazio il sindaco, ma la bella notizia è che per una volta in politica siete stati tutti uniti e questo è una vittoria. No, la mia passione è nata semplicemente nella carrozzeria di mio papà, che ovviamente lui ha aperto una carrozzeria, è partito in Francia nel 59, diciamo, ho lavorato tanto e io ho imparato il rispetto del lavoro, il rispetto della... sono un po' immobile. Questo è l'uomo Gian Alesi. Il rigore e dunque io dopo la scuola andavo nel garage e facevo con gli operai, mi facevano tenere il volante perché non arrivavo ai pedali, mi spingevano per parcheggiare le macchine, dopo ho avuto il mio piccolo kart, imparavo a controllare il mio kart e la mia passione è nata solo essendo al contatto alle automobili. E dunque, per farla un po' corta, perché sennò sarebbe lunga, pian piano ho avuto uno spazio nel mio garage, nel garage di papà, e andavo sulle gare con il mio camion, la macchina da gara dentro, la caravana dietro per dormire, e sono salito le categorie, ho vinto dunque
Coppa R5 a Pontovia, ho vinto un po' di, cioè una gara, dopo ho vinto in Formula Renault, Formula 3, ho vinto il campionato, dopo sono andato in una categoria che si chiamava la Formula 3000, che oggi si chiama la F2, ho vinto anche lì il campionato e ho avuto l'opportunità di guidare per un gran premio la Tyrrell nell'89, ho finito quarto e questo è stato la mia, diciamo, l'inizio della mia carriera. Ho fatto 201 gran premio, 32 podio, ma dei momenti incredibili anche avendo gareggiato per 5 anni con la Ferrari, e questo è stato, diciamo, il mio momento più eccitante della mia carriera. Bravo. Gianna, dunque, io andavo dal nonno e dicevo, ma guarda nonno, che lo faccio seriamente, non è che sto giocando. Sì, ma dai, aiuta papà, stai con lui, lavoro in carrozzeria, non fare queste cose. Io gli dicevo, no, veramente non preoccuparti. Quando sono entrato in Formula 1 con la Tyrrell, ha cominciato a pensare, è un po' serio la storia, ma il suo grande momento è stato quando ho firmato per la Ferrari, e c'era una troupe della RAI che è venuto a trovarlo. E lui gli aveva detto, ti prego non dire niente perché non è ufficiale ancora. Lui mi ha detto, non preoccuparti. Dunque, hanno cercato di tutti i modi per farlo parlare, non ha mai detto niente questa era una piccola parentesi, diciamo. Per tornare a questo episodio, un episodio normale anche nel calcio, quando c'è un giocatore giovane che fa bene, lo vogliono tutti, e allora lì io ho firmato un contratto con la Williams dopo solo 6 gare di Formula 1, che per me ha una logica salita nel mondo della F1. E dopo è arrivata la Ferrari. La Ferrari, ma sto parlando di settimana, e in Ferrari ho detto, mi dispiace, ma io ho già firmato con Williams, non posso venire con voi. E lì, su quello, Williams mi ha fatto firmare un contratto che era più un'opzione al suo favore che nel mio. E dunque io a quel punto lì ho parlato con Williams e gli ho detto, guarda, o firmi subito e le cose vanno come devono andare, o allora io vado con la Ferrari. E lì ha voluto fare un po' il duro, ne ho parlato con la Ferrari e ha sistemato tutto. Bene. E dunque io a quell'epoca l'unica cosa, perché mi ricordo il particolare di tutto e di tutti, dai meccanici alla dirigenza, ho avuto la fortuna di avere come presidente l'avvocato Agnelli e l'avvocato Montezemolo. Dunque, gente di grande spessore che facevano tutto e di più per cercare a far andare la Ferrari. Però sono dei cicli non semplici, perché c'è la tecnologia di mezzo. Noi avevamo questa filosofia di avere il motore V12 e gli altri andavano su la Honda e la Renault con il 10 e la Ford con il 8 cilindri. Dunque c'era una filosofia di macchina che ogni tanto non ci mettevano in condizione di essere competitivo come lo può essere o come l'è stato la Ferrari ultimamente. Ecco qui il papà e lo zio di Gian Alesi. Venite da questa parte, gli Alesi sul palco. Così. Ultimo, perché adesso basta, noi qua. Anche uno dei figli di Gian Alesi sul palco. Quindi vediamo una rappresentanza importante della famiglia di Gian Alesi. Gian,
Grazie intanto, grazie per quello che ci hai detto. Nella targa abbiamo voluto riassumere, perché lo sapevamo, non solo quello che tu sei stato per tutti noi, per tutti i ferraristi, per questo sport un grande pilota, ma anche un grande uomo, l'hai dimostrato. Tra l'altro toccando le corde che per Alcamo sono importanti, la famiglia, e sono contento che hai voluti sul palco il lavoro, la determinazione e l'umiltà. La città di Alcamo conferisce la cittadinanza onoraria a Jean Alesi per ricordare il talento, il coraggio, la passione, l'umiltà e la lealtà nello sport e nella vita. L'amministrazione aveva voglia di omaggiarti di questi fiori in senso di colore e di gratitudine per quello che hai fatto. Grazie. E poi l'ultima, un'altra cosa, sapendo che sei un amante di buone etichette, di buoni vini, anche se la Francia li produce buone, ma quelli di Alcamo sono superiori.